poeta arriva di studiato, con marxista coscienza ad affrontato su dramma atroce adesso, meridione. Salotta si sfruttato da essa capitalistica oppressione, di studio, impegno, lotta e passione a suo popolo in tutto ha dedicato a... Il sindaco di Cagliari, Salvatore Ferrara, aprendo dal Palazzo Comunale le celebrazioni per il 40° anniversario della morte di Antonio Gramsci, ha detto che la capitale della Sardegna non poteva né voleva estraniarsi dalle manifestazioni in onore del martire antifascista. Questa non è una semplice iniziativa di parte, ha continuato Ferrara, ma vuole essere ed è un importante contributo che le forze democratiche danno alla lotta per la difesa della libertà, per lo sviluppo della democrazia, per la conquista di una più avanzata giustizia sociale. Poi ha preso la parola Enrico Berlinguer. Cittadini di Cagliari, compagni, compagne, lavoratori, venuti da ogni parte della Sardegna, desidero prima di tutto ringraziare la Giunta e il Consiglio Comunale di Cagliari che hanno voluto patrocinare questa manifestazione nello spirito delle parole che sono state ora pronunciate dal sindaco compagno Ferrara. Ma soprattutto desidero ringraziare tutti voi, cittadini di Cagliari, compagne e compagni che siete venuti qui, e salutare attraverso di voi tutto il popolo sardo, tutti i figli di questa nostra terra, della terra di Antonio Gramsci. Ha letto qualche libro di Gramsci? Beh, credo che a 40 anni dalla morte di Gramsci molto si è scritto sul suo pensiero. L'ultimo libro che ho letto su di lui è scritto da un compagno operaio, tra l'altro, che lo conobbe nel carcere di Turri. Parlo del libro Con Gramsci di Bruno Tosin, e devo dire che questo libro mi ha un pochino colpito, nel senso che mi ha permesso di vedere quali rapporti vi erano tra un Gramsci e l'operaio, cioè la base stessa del partito. Mi è capitato di sfogliare l'opera più significativa, Le lettere dal carcere, e che appunto è la raccolta delle lettere scritte ai familiari, in particolar modo alla cognata Tatiana. In queste celebrazioni per il 40° anniversario della morte di Gramsci c'è qualcosa che lo ha colpito? Sì, molto. Il fatto stesso che oggi molti intellettuali si stanno interessando alle teorie di Gramsci, specialmente sulla questione sarda, la questione meridionale, e quindi lo stesso rapporto diverso da lui stesso scritto nelle carceri, quella della partecipazione diretta dei lavoratori e del nuovo modello di sviluppo. E vorrei dire semplicemente una cosa, che Gramsci, da quel grande uomo di cultura che è stato, ha buttato un ponte dalla Sardegna alla penisola. 30 anni fa, a 2 anni dalla fine del fascismo e della guerra, tra gli italiani e tra gli stessi sardi, della figura, del pensiero, dell'opera di Gramsci si sapeva ben poco. Oggi non è più così. Oggi Antonio Gramsci è noto in ogni aspetto della sua azione e della sua elaborazione.
di ciò che gli ha fatto e scritto come dirigente politico e come intellettuale, come combattente e come pensatore. Oggi si sa per quali vie e attraverso quali esperienze e quali prove durissime e con quale sforzo di volontà questo uomo dal fisico gracile è divenuto uno dei giganti della lotta di emancipazione dei lavoratori italiani e insieme uno dei più geniali esponenti della cultura italiana ed europea. Altre manifestazioni hanno avuto luogo a Ghilarza, dove Antonio Gramsci trascorse gran parte dell'adolescenza e dove, a cura dell'Associazione degli Amici di Gramsci di Milano, è stato allestito un museo dedicato alla sua memoria. Nel museo sono state raccolte varie testimonianze di coloro che lo conobbero e gli furono compagni e amici. Dopo le leggi eccezionali, nel 27 fui arrestato, condannato dal Tribunale Speciale a 7 anni e 6 mesi. A marzo del 28 fui mandato a Turi di Bari, dove io sapevo che c'era Antonio Gramsci. Quando io arrivai a Turi di Bari, mi mandarono subito nel cortile del passeggio e io mi indirizzai subito da questo compagno che io avevo impresso nella mente. Io mi avvicinai molto intimidito, ma appena gli dissi io sono sardo, sono cagliaritano, e lui subito tentò così di capire perché io, perché ero così impacciato. Dice, ma come? Ma tu sembri un vecchio pastore sardo, orgoglioso e presuntuoso. Questa battuta, io capii, poi lo capii, era una battuta che tendeva da parte di Gramsci. Ecco, qui marca un aspetto umano di Gramsci, che non era considerato, non era conosciuto, una battuta con la quale egli intendeva mettermi a mio agio. Quindi mi chiese tante cose, di compagni, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono stato con Gramsci 16 mesi. Sono pochi quelli che si preoccupano di conoscere l'aspetto fisico di Gramsci. Quasi che Gramsci fosse un cervello pensante e basta. Gramsci era anche un uomo. Gramsci era l'aspetto di un uomo normalissimo, almeno la testa e le gambe. Il corpo di Gramsci era un corpo castigato dalla natura. Beh, Gramsci aveva questo aspetto di sardo, come colore olivastro, aveva una bocca sensuale, labbra grosse, grande, un naso lo stesso grande. Aveva Gramsci poi questi occhi, che erano occhi parlanti, ecco, veramente occhi parlanti, che prima di farti la domanda e in attesa della risposta i suoi occhi parlavano ed esprimevano quel che egli rimuginava nel suo cervello e ti dava, ti esaminava, ti giudicava, ti pesava e dava un giudizio, perfetto, non ti diceva niente. Aveva le mani poi fortissime, la tenuta di queste mani, allungate da un uomo fisicamente castigato, erano tenaci e faceva dei giochetti con la carta e con lo spago che realizzava con una sveltezza eccezionale. Ecco, questa è la mano di Gramsci, disegnata da Ernesto Treccani. Treccani l'ha disegnata sullo sfondo di un riquadro che io amo pensare sia una pagina dei quaderni del carcere. È un disegno fatto da grande virtuoso, quasi barocco, direi. Tiene la cannuccia. Gramsci scriveva proprio così, con una cannuccia. Riempiva quaderni, quei quaderni che ricordiamo tutti, da bambini. Treccani ha dipinto Gramsci sempre come se fosse ancora un bambino, e invece era un martire dentro un carcere. Quando poi è stato pubblicato dei quaderni del carcere, è stata pubblicata un'edizione completa, 4 volumi, 4 grossi volumi,
ogni tanto il lettore ci trova dentro una parentesi quadra. Sul momento non si accorge del significato che ha, è anzi fastidioso, certe volte spezza a metà una parola. Poi alla fine capisce, in quel punto bisognava voltare pagina nel quaderno. Era un gesto che faceva lui, Gramsci, mentre scriveva i suoi quaderni. Gramsci che stava morendo. Cittadini di Ales, amici sardi, è la prima volta che capita a me di venire ad Ales. Eppure io e forse anche altri che sono venuti per la prima volta con me ad Ales hanno l'impressione quasi di esserci stati altre volte e di riconoscere qui le strade, le case, le luci, i colori stessi, come li abbiamo appresi e li abbiamo conosciuti leggendo quelle lettere straordinarie e struggenti che da una cella, dal chiuso di una cella, Antonio Gramsci, il vostro compaesano, spediva ai familiari e ragionando delle cose del paese, del mondo, della storia, sempre, quasi sempre, intrecciava questi ricordi e queste considerazioni a fatti, vicende, personaggi, esperienze che qui in questa terra lui aveva vissuto. Tu, Agostino, ti ricordi quando io sono venuto la prima volta qua? Sì, per San Sebastiano. Per la vostra festa di San Sebastiano, gli artigiani. A me mi venne l'idea di poter utilizzare la cosa con il focolare e contemporaneamente vi dissi che sarebbe stato estremamente importante misurare, radicare la scultura nella piazzetta che prima era di cemento con del materiale vostro però. E infatti mi ricordo che forse con te e anche con Carmelo siamo andati sulla strada dei Morgongiori a vedere tutte le cose. Hai capito tutto il lavoro che abbiamo fatto qua? Sì, perché bisogna mettere in risalto anche, perché abbiamo valorizzato anche il lavoro delle pietre, no? Sì. Abbiamo riscoperto la Sardegna e le sue pietre, oppure i suoi uomini, che guarda caso hanno lavorato sempre le pietre anche qua. Oltre che aver fatto i pastori, oltre che aver fatto i politici, oltre che aver fatto i migratori, no? Oltre che aver subito, hanno anche creato. Tu hai capito il significato che io ho voluto dare mettendoci la macina da olive lì, no?
perché è un po' come introdurvi alla comprensione della scultura, sì. Perché io non so a che punto, sino a che punto, non sia rovesciato il discorso, cioè la scultura potrebbe essere anche la macina da mulino, e invece la macina da mulino potrebbe essere lei la scultura. Cioè avete notato che qui io non ho voluto privilegiare niente, no? La fontanella non è in una posizione subalterna rispetto alla scultura, così come i sedili. Questo l'hai notato, Giorgio? Sì, cioè sono tutti, sono delle cose, no, che fanno tutti insieme la scultura, cioè fanno tutti insieme questa piazza. Perché... Quindi la piazza è la scultura? Sì. E dice anche oppure la scultura è la piazza? La stessa cosa, lasciando... E qui allora dopo appena il tema grande in Gramsci, degli intellettuali, vi ricordate quando Gramsci insiste nel sottolineare che proprio di fronte a questa società moderna, alla produzione moderna, a uno Stato che oramai entra dentro l'economia e governa ceti così complessi, la rete che serve a connettere l'una e l'altra parte dello Stato è decisiva, e perciò appare a Gramsci decisivo il ruolo degli intellettuali. Ma come l'intellettuale, non l'intellettuale, chiuso nel suo studio e nei suoi pensieri, separato dal mondo e dalla società, dice lui, mosca cocchiera che pretendere di recare in sé la storia del mondo mentre parte lui stesso di un conflitto di classi. E la separazione che lui critica è l'appello perciò alla nascita e alla crescita di nuovi intellettuali che siano fusi col movimento di lotta, che sappiano stringersi alla battaglia delle masse e delle grandi forze subalterne e ieri sfruttate. Qui noi abbiamo parlato anche di altri temi, per esempio l'emarginazione culturale, no? Il fatto che i vecchi, tu per esempio hai sempre fatto, ho visto come mandavi il mazzolo, tu la pietra la sai lavorare benissimo e penso che a te ti ha dato anche piacere a fare questo lavoro, o no? Sì, sì. Perché tu poi hai fatto il lavoro volontario qui. Beh, Antonino le l'ho detto, 2 giorni lo do volentieri. Sì. Poi l'altro... Ma ti ricordi quella lastra là con l'acqua che hai fatto, no, a te quel giorno? Ti ricordi? Sì. Dove c'è l'acqua, no? Così come anche te, Paolo, che sei uno studente come tuo fratello Giorgio, hai lavorato un po' e non avevi mai preso lo scalpello in mano. Desidererei sapere anche da te se il tema del decentramento e della partecipazione della gente qua c'è stata. Certo, direi che qui la partecipazione della gente c'è stata a tutti i livelli, no? Direi come lavoro volontario, lavoro proprio manuale, no? Tutti i tipi di lavoro, non soltanto manuale c'è stato. Perché la gente al limite viene anche a guardare, guarda e osserva, impara anche osservando certe cose, no? E io, siccome non so stare solo a guardare, una pietra me la voglio fare, la faccio, come comunista dico, no? Voglio dare il mio contributo per Gramsci, come il contributo l'hanno dato tutti gli altri cittadini che ci hanno lavorato, no? Sappiamo che c'erano tutte le forze politiche, eccetera. E la cosa però più bella che mi è piaciuta è che Gio Pomodoro non ha detto, ecco, io faccio un'opera, poi la mandate a prendere e la mettete ad Ales. Cioè non ha visto la sua opera come qualcosa che lui faceva nella sua testa, è lontano, nella sua città, a Milano, e poi la clava, la paracadutava nel paese di Ale. No, mi sembra importante che lui abbia sentito il bisogno di venire qui, ad Ale, e di concepire e di vedere quello che qui doveva essere fatto, non solo dentro la sua testa, ma girando nel paese, interrogando i cittadini, cercandone i bisogni, leggendone la struttura e l'architettura, ricostruendo questa tradizione. E abbia voluto fare un'opera con questo paese, insieme con il paese, e dentro questo paese. Qua dovendo descrivere questa piazza, sarebbe bene incominciare a dire che intanto è un triangolo.
di circa 28 per 28 metri, dove abbiamo fatto questo grande quadrato, e questo quadrato ci è servito da guida per fare una successiva divisione reticolare di questo spazio, dentro il quale abbiamo collocato alcune funzioni di uso, la panchina per sedersi. C'è per esempio il focolare, che non è solo la tradizione della Sardegna, perché non abbiamo voluto fare il folklore. Oppure dove c'è la funzione dell'acqua, con il segno però dell'ariete, perché qui veramente vengono le greggi la sera. Poi ci sono altri segni, che non sono dei segni soltanto d'uso, ma sono anche dei segni per un uso diverso, non solo della produzione materiale, ma anche di quella spirituale. Per esempio la dimensione verticale. E anche tutte le scritte che ci sono sul pavimento della piazza sono tutte in sardo. E ti ricordi quando diedi a te il compito di fare le traduzioni? Perché pare che sia complessa questa questione della lingua. Cioè, è complessa perché qua, diciamo, ci sono tre tipi di lingue, no? Il logudorese, il settentrionale e il meridionale. Quindi bisogna vedere quale delle tre era più adatta. E noi invece abbiamo scelto, così come abbiamo scelto le pietre del luogo, abbiamo scelto anche le scritte, la lingua parlata qua ad Ales. Non per privilegiare soltanto la cultura dello scalpello sulla pietra, ma perché ci sono anche i caratteri ci sono, e ci sono i tempi, collettivo c'è, Gramsci c'è, una data c'è, 1977, i segni cardinali, nord, sud, est, ovest, e il metro di ferro sull'angolo, alto 1,50 m, che scandisce tutte le dimensioni. Allora, tutto questo io lo devo significare non attraverso quello che è il linguaggio della scienza, ma lo devo significare anche attraverso un'altra spinta dettata da un altro bisogno, che è quello estetico. Per cui questo è un piano d'uso collettivo estetico, che però non è solo estetico, guarda caso, diventa anche economico e politico. Io credo che ne sia venuta un'opera degna, l'ho vista, molto semplice e lineare. Ma vorrei dire che è più bella ancora, ma spero che Pomodoro non intenda male questa cosa, più bella ancora dell'opera, che è bella, è il cammino che è stato avviato, è il processo, perché questo vuol dire, ecco, che anche qui Gramsci cammina in queste pietre l'idea degli intellettuali che si fondono. La condannata usata si sta a mano, a sa tortura e a si isolamento, corrodente sovese e codolente. Dato con suo solo insegnamento un'istrada sicura, donzi mente.